Amen. Vogliamo aprire le nostre Bibbie, vogliamo andare nel Vangelo di Luca. Il Signore mi ha indirizzato su questo testo, su questa scrittura. È stata una meditazione che Dio mi aveva dato, che poi avevo anticipato in un incontro di preghiera mattutino, quando io in base ai turni che ho, insomma, mi viene data la possibilità di condividere qualcosa. Ci fu una mattina che Dio mi diede questa parola nel cuore e credo che Dio abbia fatto sì che questa parola potesse essere maturata in questo tempo e ora è arrivato il tempo di somministrare alla Chiesa stamattina affinché Dio possa incoraggiare la Chiesa e prepararla per questi tempi. Il titolo del messaggio è Le benedizioni di quelli che trattengono il Signore. Le benedizioni sono delle benedizioni. Ora leggiamo il testo così vi sembrerà più chiaro di quali benedizioni questo testo sta parlando. Vangelo di Luca, capitolo 24, dal verso 28. Quando si furono avvicinati al villaggio dove stavano andando, egli fece come se volesse proseguire, parlando di Gesù. Essi lo trattennero, dicendo: Rimani con noi, perché si fa sera e il giorno sta per finire. Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero. Ma egli scomparve alla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: Non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? E alzatisi in quello stesso momento tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano: Il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. Essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. Gloria a Dio. Amen. Allora voi vedete, penso che il testo sia chiaro, questo si riferisce all'esperienza che ebbero i discepoli di Emmaus quando si trovavano, insomma, su questo sentiero che da Gerusalemme portava a Emmaus, erano circa 12 chilometri. E in questo percorso loro discorrevano fra di loro, parlavano, ma parlavano con un tono di disperazione, con un tono di sfiducia, con un tono di abbattimento spirituale, di delusione anche nei loro cuori. Però qui vediamo una situazione che si capovolge e stamattina Dio capovolgerà la tua situazione, la tua condizione. Dio stravolgerà il tuo cuore stamattina perché la parola di Dio ha questo potere di cambiare il tuo cuore e la tua situazione. Dio prima cambia il cuore e poi la situazione attorno a te. Perché a Dio interessa più cambiare il tuo cuore che quello che ti succede attorno. A volte quello che succede attorno a noi è solo un terreno che Dio prepara per cambiare la nostra condizione interiore. Amen. Allora, le benedizioni che si evidenziano da questo testo, vediamo che questo incontro ha portato questa benedizione su questi discepoli. La prima benedizione che vediamo è che questi sono stati cibati direttamente da Cristo. Gesù ha spezzato il pane e ha dato loro da mangiare il pane. La seconda benedizione, vediamo che dopo aver mangiato questo pane, i loro occhi furono aperti. E videro realmente chi era quella persona, che era Gesù. La terza benedizione che vediamo è che a un certo punto loro dicevano, hanno detto e hanno espresso dicendo: Il nostro cuore, sentivamo il nostro cuore ardere mentre lui parlava, cioè Dio riaccende la passione nel tuo cuore, nella tua vita. Queste sono tre benedizioni che approfondiremo, ma queste tre benedizioni sono state possibili solo perché questi discepoli
non si sono lasciati scappare Gesù, lo hanno trattenuto. Amen, gloria a Dio. Trattenere Gesù. E Gesù, come abbiamo letto, sembrava che voleva andare via. No, Gesù stava andando via in effetti, ma loro hanno detto: non ti lasciamo scappare, vieni con noi. E oggi viviamo in un tempo in cui i credenti, la Chiesa, devono usare tutta la loro forza per trattenere il Signore. Viviamo in tempi, vedete, la loro espressione, loro hanno trattenuto il Signore dicendo questo: rimani con noi perché si fa sera. E questa espressione è un po', diciamo, un'espressione simbolica, figurativa, no? Che diciamo, ci parla a noi stamattina, perché quando noi vediamo che il giorno giunge al termine, c'è un'altra cosa che succede, che il buio avanza, ha una progressione, e noi viviamo in un tempo in cui vediamo il buio avanzare, vediamo le tenebre avanzare, vediamo una progressione nell'avanzamento della malvagità, che noi nemmeno, anche i ciechi vedono questo, anche loro si accorgono, quelli che non vedono veramente, che il mondo sta degradendo nella sua morale, nella sua natura, tutto ciò sta veramente dando un messaggio principale alla Chiesa, che se noi siamo stretti a Gesù riusciremo a resistere, se noi tratteniamo Gesù riusciremo a superare questi tempi difficili che sono profetizzati. Perché in 2 Timoteo 3,11 è scritto che ci saranno tempi difficili. Tempi difficili, come dice la scrittura, che, vediamo, stiamo parlando di una bambina, di una ragazza di 15 anni che sta combattendo con un male terribile, ma ci sono tanti tipi di male. E se non siamo... se non tratteniamo Gesù, se non ci teniamo stretti al Signore, ma quale forza, quale potenza ci permetterà di superare tutto questo? La forza di volontà? La voglia di vivere? Sono le solite parole che usano, no, quelli che sono atei, no, che non credono in Dio. La voglia di vivere, la forza di volontà, farsene una ragione, a volte si usa l'espressione: e sì, vabbè, poi quando è finito tutto è finito, e quando è finito è il problema, perché lì inizia l'eternità. Proprio la vicinanza al giorno che finisce ci deve aprire gli occhi e farci capire che la vita è breve e che l'eternità si avvicina per ognuno di noi. Ed è lì che si vedrà. E lì molti diranno: come ho fatto a non ascoltare chi mi parlava di Dio e dell'amore di Dio? Gloria al Signore. E questi uomini hanno avvertito nello spirito il bisogno di trattenere Gesù, perché solo la presenza di Cristo, la sua presenza tangibile, ci darà una forza soprannaturale, come vediamo in quei fratelli che oggi stanno morendo, molti in Iraq, in Siria, in Afghanistan, stanno uccidendo dei fratelli in Afghanistan, leggevo in un notiziario evangelico, proprio perché loro sono fedeli al nome di Cristo. E cosa gli dà la forza di affrontare il martirio? È la presenza tangibile del Figlio di Dio, è l'unica cosa che ci dà la forza di superare. E questi avevano detto: abbiamo bisogno di trattenere il Signore. E nella storia biblica tanti uomini di Dio, donne di Dio, che si sono trovati in mezzo al fuoco delle difficoltà, delle persecuzioni, del male, delle prove, si sono afferrati a Cristo e non se lo sono fatto scappare. Come Giacobbe si trovò in una situazione drammatica, lui sapeva che suo fratello voleva sterminare lui e la sua famiglia, e cosa fece quella notte? Afferrò il Signore dicendo: io non ti lascerò finché tu non mi hai benedetto. Gloria al Signore. Quanti, anche Giosafat fu circondato da una schiera di eserciti pronti e organizzati per distruggere Israele, ed è scritto che Giosafat sì ebbe paura, ma disse: ora mi afferro al Signore, mi afferro a Dio, mi afferro al Signore ed egli mi libererà. È scritto che il Signore lo liberò in un giorno solo, lo liberò da una schiera di eserciti che volevano eliminarlo. La presenza di Cristo ci assicura una pace
che supera ogni intelligenza. Non a caso è scritto così, perché per la gente non è normale che delle persone in mezzo a tante difficoltà, a tanti problemi, sorridono, glorificano il nome del Signore, gioiscono. Questo dà prova, questo dà testimonianza che in noi c'è veramente la presenza di Cristo. Come gli amici di Daniele, cosa poteva risparmiarli dal fuoco, dalla fornace? È scritto che mentre erano in mezzo al fuoco c'era una quarta persona che aveva l'aspetto di un figlio di Dio, che era Gesù, il figlio di Dio, che era con loro. È scritto che i loro vestiti non puzzavano nemmeno di bruciato. Ecco, la presenza di Cristo è necessaria. E stamattina tu, se vuoi veramente questa certezza, devi afferrare il Signore. Non è difficile afferrarlo, è una questione di cuore, di desiderio, non è una questione tecnica. Molti vogliono usare dei tecnicismi anche nell'approcciarsi a Dio. È una questione di fede, semplice fede. Questo ti permetterà di afferrare il Figlio di Dio. Ora, ci sono state invece delle persone, delle famiglie, delle città che non hanno saputo sfruttare questa occasione di trattenere il Signore. Anzi, sono stati leggeri, no? Gesù passava di lì, ma alcuni lo hanno disprezzato, alcuni lo hanno rigettato. E mi veniva in mente la città di Gadara. Sapete, nella città di Gadara c'era un posseduto e la stessa città testimoniava che avevano usato tutti i mezzi possibili per trattenere quest'uomo. Immaginate 100, 200 persone, 300 persone che non riescono a trattenere, a legare un solo uomo, perché in quell'uomo c'era una legione di demoni. Addirittura è scritto nel Vangelo di Marco che le catene più volte lui le spezzava. Nessuno poteva dire, no, questo ha problemi mentali. No, quando si manifesta un posseduto si chiama il psicologo, mi sai dire cosa c'ha questa persona? Una persona che ti spezza delle catene grosse così. È solo un problema psicologico? Secondo voi? Aveva demoni, realtà spirituale che a volte le persone trattano con leggerezza. Esiste il male, esiste il bene, esiste anche il male. Quest'uomo era dominato dal male. Non si è specificato per quale peccato lui sia caduto vittima di queste possessioni demoniache, ma si sa che quest'uomo viveva una vita disperata, si percuoteva, perché i demoni spingono al suicidio, perché molte persone si suicidano. I demoni sono quelli che spingono le persone ad ammazzarsi. E più volte quest'uomo, vedete, una legione di demoni non è riuscita ad adempiere il proprio volere, perché su quell'uomo c'era il piano di Dio. E viene Gesù. Come si presenta Gesù sulla riva di Gadara, quest'uomo posseduto da demoni, ma non lui, i demoni che erano in lui riconobbero Gesù. Lo videro, a volte sanno riconoscerlo più i demoni che i figli di Dio, ma quelli lo riconobbero, si inginocchiarono davanti a Gesù e dissero: sei venuto prima del tempo a condannarci? Gesù, senza replicare, cacciò, liberò quell'uomo, e la città di Gadara assistette al più grande miracolo della loro storia. L'uomo che era diventato un problema, perché girava anche nudo per Gadara, era un problema, Gesù l'ha risolto in un solo istante. Senza cure, senza terapie, senza interventi medici, in un solo istante Gesù ha liberato quell'uomo e fu reso sano di mente. Non solo fu reso sano di mente, ma divenne l'evangelista scelto da Dio per evangelizzare la Decapoli. Ma la cosa triste, che Gadara, dopo aver assistito a tutto questo, disse: però Gesù, facci il favore di qua non farti vedere più. Perché Gesù aveva rovinato il loro commercio di maiali. Allora questi avevano perso l'occasione. Gesù era arrivato: avvicinatevi e Dio si avvicinerà a voi, cercatelo mentre lo si può trovare. Gadara non solo aveva perso il flusso dei miracoli e dei prodigi del Signore, ma aveva perso anche la pace del Signore. Perché Gesù diceva: quando andrete in una città, la vostra pace resterà su quella città se vi ricevono. Ma se non vi ricevono, non ci sarà la pace per quella città, gloria al Signore, ma cadrà la maledizione. Rigettare Gesù
è una delle cose più brutte che possa capitare a una città, a una nazione. È scritto: maledetto il popolo il cui Dio non è il Signore. Ma io voglio che l'Italia sia il popolo del Signore. Voglio che Bergamo sia la città del Signore. Voglio che le regioni, la Lombardia e altre, siano del Signore. E per fare questo bisogna seguire Gesù, trattenere Gesù. È terribile vedere, perché queste scritture ti rivelano quanto sia pericoloso, no? E Gesù usa anche la parabola della casa spazzata e adorna. La casa rappresenta il cuore della persona. La persona che a un certo punto decide di non trattenere Gesù in questa casa e preferisce altre presenze. Si pensa che possa rimanere sempre vuota questa casa, ma è il leone ruggente che gira e viene sempre a controllare come è messo il tuo cuore. Se vede che Gesù non c'è, ne chiama altri 7, ed è scritto: quella condizione diventa peggiore di prima. E molti di noi sono testimoni che è vero questo, che quando non tratteniamo Gesù nel cuore, a volte può succedere, anche se in 10 minuti, in un giorno, non tratteniamo il Signore nel cuore, arriviamo a fare le cose più brutte che esistono. Ma se io trattengo il Signore nel mio cuore, io camminerò con il Signore, il suo timore sarà nel mio cuore, io camminerò, come disse ad Abramo: cammina la mia presenza e si integro, allora io manterrò il mio patto con te. Ma ci sono stati uomini che a me piace, per esempio Abramo, perché Abramo era un uomo che sapeva trattenere il Signore. È scritto che nell'ora più calda del giorno, e questo significa proprio nei tempi più difficili, più pesanti da sopportare, da affrontare, no? Quando ci troviamo in situazioni che non riusciamo più fisicamente pure a subire, è scritto che proprio in quell'ora Gesù si presentò alla casa di Abramo. Ormai l'età era avanzata, sono i tempi in cui non si, diciamo, delle promesse sembra che non si realizzano, che la sua vecchiaia avanzava e quindi le difficoltà aumentavano, tutto diventava difficile, però in quell'ora Gesù arriva. La Trinità si manifesta davanti ad Abramo ed Abramo non si è fatto scappare l'occasione. Questo lo leggiamo in Genesi 18, da 1 a 3, è scritto: ti prego Signore, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Gloria a Dio. E Dio gli rinnovò la promessa dicendo: quest'anno è successo che l'anno stesso sarà partorì. Anche un uomo, Gedeone, trattenne il Signore. Molte vocazioni non vengono fuori perché non si comprende che prima della vocazione viene questo: tu devi trattenere con il Signore. È scritto che il Signore si manifestò a Gedeone mentre lui trebbiava il grano nello strettoio, impaurito, intimidito dall'oppressione madianita, ed è scritto che il Signore lo salutò: uomo forte e coraggioso. E sì, a Gedeone disse: Signore, ma hai visto bene? Io qua sono impaurito, qua le cose, la mano tua non si vede più. Sono venuto perché io voglio manifestare la mia mano. Stamattina il Signore è venuto perché vuole manifestare la sua mano nella tua vita. E quando ha visto questo, Gedeone ha detto: aspetta allora, Signore, ti prego, non andare, non andartene di qui prima che io torni da te, ti porti la mia offerta e te la metta davanti. E il Signore gli ha detto: va, ti aspetto. Gloria al Signore. È sceso il fuoco dal cielo su quell'offerta di Gedeone. E Gedeone fu infiammato dalla vocazione di Dio. Vedete, la Bibbia ce lo dimostra, ce lo racconta, ce lo dice. Se stamattina il tuo cuore è desideroso di trattenere il Signore, allora sarai pronto a ricevere queste benedizioni. Abbiamo visto che la prima benedizione era quella di essere cibati dal Signore, perché quando poi hanno trattenuto il Signore si è seduto, ha preso il pane, l'ha spezzato e l'ha dato. Essere a tavola con Gesù è una delle cose più meravigliose che esistono. E non è un'esperienza relegata a dei specialisti, a dei professionisti, ma tutti sono chiamati ad andare alla mensa di Gesù. Ogni figlio di Dio, ogni figlia di Dio, dal più piccolo al più grande, deve rispondere all'invito della cena, della tavola. Sapete, quando si siede a tavola per mangiare, di solito chi si invita
a pranzo, a cena, si parla di amicizia, di intimità. E Gesù vuole questo con i suoi figli. Gesù desidera questo. E lui accettò questo invito. E vediamo che da questo messaggio Gesù vuole dire che il suo popolo ha bisogno di essere nutrito da lui stesso. Perché questo? Perché è necessario essere nutriti direttamente dal Figlio di Dio, perché solo lui è scritto: io sono il pane che dà vita al mondo. Qualsiasi altro pane che si voglia sostituire a Cristo sarà delusione, fallimento, sarà diciamo una delusione, perché il vero pane, dice Gesù, io sono il vero pane che dà vita al mondo. È la vera forza. Il vero vigore viene da questo cibo, dal pane di Dio che è Gesù Cristo, gloria al Signore. E quando Elia si trovò abbattuto, depresso, perché fu colto da una paura, da un panico profondo, improvviso, è scritto che quest'uomo andò, se ne scappò nel deserto, impaurito, intimidito, desideroso. Vedete i demoni come sfruttano i momenti anche coi figli di Dio, desideroso di morire, ma è scritto che un angelo si presentò e gli portò del pane da mangiare, una focaccia. Ed è scritto che dopo aver mangiato quel pane provveduto dal Signore, è scritto che Elia corse davanti ad Acab 40 giorni e 40 notti senza stancarsi, una cosa soprannaturale. Sapete che Acab era col carro e i cavalli, Elia l'ha superato. Nessuno mai ha letto questo particolare, ma è scritto che da quel cibo, è scritto proprio così, egli prese una forza e un vigore che lo fece correre davanti ad Acab 40 giorni e 40 notti, gloria a Dio. E Israele, con la manna provveduta dal Signore, ha resistito a 40 anni di deserto, gloria a Dio. Quando è Cristo a cibare i figli suoi, non c'è difficoltà che tenga, c'è una forza sovrannaturale, altro che polase, altro che ferro, magnesio, eccetera. Quando Cristo ciba la tua vita, hai una forza sovrannaturale che la gente non sa spiegarsi e dire da dove gli viene quel vigore. Perché chi spera nel Signore acquista nuove forze. Gloria a Dio, gloria al Signore. L'uomo che vive di ogni parola che procede dalla bocca di Dio, quello vive veramente, quello ha la vita, quello ha il vigore, quello ha la forza. C'è un detto che dice: dimmi con chi mangi e ti dirò chi sei. È un detto popolare, no? Perché rivela chi sono le tue compagnie, le tue amicizie. Ma perché c'è tanta fiacchezza nel popolo di Dio? Perché c'è tanta poca energia? Perché in effetti si trascura questa tavola con il Signore, o si preferiscono altre tavole, oppure si fa un po' la tavola del Signore, un po' la tavola di chi si vuole. Ma il Salmo 1 dice: beato l'uomo che non si siede in compagnia degli schernitori, che non ama dilettarsi nella compagnia di quelli che non onorano il Signore, ma il cui diletto è nella legge del Signore giorno e notte. Allora quell'albero, quella pianta avrà un potere sovrannaturale di portare il frutto anche nei tempi di carestia. E questo è un tempo di carestia, questo è un tempo di crisi, dove la Chiesa ha bisogno di essere cibata direttamente da Cristo, dal Figlio di Dio. Ma se tu non apprezzi la mensa del Signore, non gli dai il valore che devi avere, ecco perché c'è tanta poca forza nella tua vita, ecco perché ti stanchi facilmente, ecco perché ti perdi d'animo nel tuo percorso con il Signore. Paolo disse: non si può bere il calice dei demoni e il calice di Dio allo stesso tempo, non si può mangiare. Un giorno il Signore rivelò questo a Ezechiele dicendo: è impossibile, Ezechiele, e il popolo non lo comprende, che se viene da me per mangiare da me, non può poi andare a mangiare alla casa di Babilonia. Cosa significa? Allora te lo dico io: prendi delle focacce e su queste focacce metti escrementi di uomo. Ma come Dio chiama a fare una cosa del genere al profeta? Queste cose Dio le fa per rendere chiaro: quando noi mangiamo il cibo di Dio,
mischiamo, vogliamo insieme al cibo di Dio un altro cibo, questo è un danno per il popolo di Dio. La parola di Dio è purificata dal fuoco 7 volte e non può essere mischiata. Amen. E Daniele lo capì dicendo questo, prese in decisione, la decisione in cuor suo di non contaminarsi con i cibi del re, ma solo perché aveva un solo cibo che dava forza a Daniele, era la parola di Dio, gloria al Signore. E infatti Daniele disse, mettimi alla prova e vedi la salute che ho io con la salute di quelli che mangiano fiorentine, il migliore vino del re di Babilonia, i migliori piatti che esistono, mettici a confronto. E quando fu verificato dall'eunuco incaricato, vide che in effetti Daniele e i suoi amici erano i più prosperi, i più vigorosi, i più forti di Babilonia, perché si nutrivano alla mensa di Cristo. Gloria al Signore. Signore, dammi il tuo pane. È il tuo pane che mi dà forza, è il tuo pane che mi dà vigore. Eppure alla mensa di Dio, quando Dio vuole somministrare il pane, c'è distrazione. Si pensa addirittura, quando si fa un po' mezzogiorno come ora, no? Chissà a che punto è il ragù. Chissà se quelle polpette si sono cotte bene, se no va a finire che mi rovino la giornata. Tu ti rovini la giornata se il pane di Dio non è entrato nel tuo cuore. Un giorno una donna disse, beata le mammelle che ti hanno allattato. Gesù disse, piuttosto beato colui che ascolta la mia parola e la mette in pratica. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Quale beatitudine vogliamo? Questa è la prima beatitudine. Io voglio il pane di Cristo, gloria a Dio, e non lo mischierò con altri pani. E quando mi sarà proposto un pane diverso, come fa la televisione, come fa internet, che mostrano un pane più interessante, magari lo abbelliscono, e a noi sembra interessante, quello è veleno, quello ti contamina. E quanta gente si contamina perché si siede in compagnia della televisione che dà questo tipo di pane, schernitori, beffardi. Non sto dicendo che non bisogna vedere la televisione, bisogna però filtrare, fratelli, ma è una fatica filtrare, è una fatica filtrare. Io trovo sempre più difficile guardare questa televisione. Qualche volta mi limito a una partita, a guardarlo quando c'ho tempo, ma è difficile. Ma quanto è bello quando io vado alla mensa del Signore, Dio, apro la Bibbia e il Signore mi dà da mangiare. Quale prezzo? Vogliamo fare la fine di Esaù, che per un piatto di lenticchie ha perso la primogenitura? Io non voglio perdere la primogenitura, io voglio il pane che scende dal cielo. Questo mi dà la vita, Gesù, alleluia. Quanta forza mi dà il Signore. Quanto vigore mi dà il Signore. Anche quando sono debole, questo pane mi dà una forza straordinaria. Dio la darà anche a te. Si lamenta della fame del mondo, sapete? C'è ancora oggi nel 2015 la fame. Non so quante persone muoiono di fame. Ma questa fame non è colpa di Dio. Molti danno la colpa a Dio. La fame del mondo è il risultato di una fame che si tenta di sopperire con un cibo che perisce. Perché Gesù ha detto adoperatevi per il cibo che porta alla vita eterna, non per il cibo che perisce. Fin quando noi pensiamo che il mondo ha bisogno solo di pane materiale, allora sarà sempre povero questo mondo. Ma se il mondo inizierà a capire che c'è bisogno di un pane più alto, le cose possono cambiare. In Amos è scritto, io spanderò la fame sul mio popolo, non fame di pane naturale, ma fame e sete della mia parola. Io credo in questa profezia. Che Dio spanderà questa fame. Vedremo gente affamata di Dio. Vedremo giovani, vecchi, bambini desiderosi del pane che scende dal cielo. E allora noi glorificheremo il nome del Signore. Perché verranno affamati. Verranno magari dimagriti, arsi dal desiderio di essere cibati. E lì sarà il momento che apprezzeranno il valore della tavola di Cristo. Gloria al Signore. La seconda benedizione è occhi per vederlo, per riconoscerlo. È scritto che quando Gesù gli diede questo pane, a un certo punto riconobbero che non era un viandante qualunque. Quella persona era Gesù Cristo in persona, gloria a Dio. E finalmente
Finalmente abbiamo una risposta degli occhi impediti, no? Perché è scritto che nei versi precedenti che loro all'inizio non lo riconoscevano, perché proprio è scritto così, verso 16, che i loro occhi erano impediti. Allora ci sono molti occhi impediti, no? A volte in mezzo al popolo di Dio, non lo so se i tuoi occhi sono impediti stamattina, ma il Signore ha il potere di aprirti gli occhi e di avere una rivelazione profonda di chi Lui è. Perché questa rivelazione di chi Lui è, ritornando sempre al giorno che si fa sera, ai tempi difficili, questa rivelazione di chi Lui è ti darà la forza di non cedere alla seduzione del mondo. Perché in Daniele 11, 32 è scritto, se si può proiettare questo testo, Daniele 11, 32... Egli, lo spirito dell'anticristo che Giovanni ha detto è già in atto, corromperà con lusinghe quelli che tradiscono il patto, ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. Chi è che cade vittima delle lusinghe? La seduzione. L'anticristo seduce, propone, corrompe, cerca di corrompere con la seduzione, e la seduzione è un uragano che sta deviando, spazzando, distruggendo molti. Ma chi è che resisterà alle seduzioni che saranno più forti e sono più forti? La seduzione che oggi non è la stessa che c'era 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa. La seduzione che c'è oggi è molto più forte, perché è scritto che negli ultimi tempi un angelo dell'abisso aprirà un pozzo e usciranno degli spiriti capaci di ingannare anche gli eletti. Chi resisterà a tutto questo? Se pensate che qualche nozione biblica ci riuscirà a far superare tutto questo, una sporadica preghiera che facciamo giusto quando mangiamo, qualcosa riuscirà a farci superare tutto questo, questa seduzione? Solo coloro che avranno gli occhi aperti, che conoscono veramente il loro Dio, mostreranno fermezza e agiranno, gloria al nome del Signore. Oh Signore! Quanti dicono io non vedo, il fatto che i tuoi occhi siano impediti non significa che lui non esiste. Ascoltami bene, non è che tutto quello che tu vedi ti dà motivo di esistere, ti dà certezza che esista quella cosa. Ci sono molte cose che noi non vediamo ma che esistono, lo sapete? Gesù un giorno lo parlò, lo spiegò a un discepolo desideroso, affamato, che andò di notte da Gesù. E disse, il vento tu lo vedi? No, Signore, io non lo vedo. Ma lo senti? Chi è che dice io vedo il vento? Nessuno lo dice, io vedo il vento. Non si può vedere il vento, ma si può sentire, gloria a Dio. È così dello Spirito. Lo Spirito noi non lo vediamo. Ma quando viene si fa sentire, gloria al nome di Dio. Gloria a Gesù. Quando viene lo Spirito, il tuo cuore viene infiammato, gloria al Signore. I tuoi occhi vengono aperti e tu vedi la realtà delle cose. Quante cose che noi non vediamo a occhio nudo, ma sono reali, esistono. Il Signore è invisibile, ma è percettibile, si tocca il Signore. Gloria a Dio. I loro occhi furono aperti. Il fatto è che nessuno può vedere il Signore, questo è uno dei più grandi ostacoli. Agli occhi, molti occhi sono impediti, a maggior parte direi, sono impediti perché nessuno può vedere il Signore se prima non vede il proprio peccato. E la storia vediamo, i farisei non riuscivano a vedere perché non vedevano i loro peccati, vedevano piuttosto quelli degli altri. Erano bravi a vedere nella vita degli altri i peccati, ma nella loro vita non riuscivano a vederli, ecco perché non riuscivano a riconoscere il Figlio di Dio. E infatti Gesù in Giovanni 9,31 dice, poiché dite di vedere, si riferisce che loro erano senza colpa, voi rimarrete nel vostro peccato e non vedrete. Anzi, Dio vi darà una potenza di errore, perché il vostro orgoglio vi ha chiuso ogni porta alla salvezza. Perché Dio fa grazia agli umili, ma resiste ai superbi, gloria al Signore. Dio fa grazia agli umili. Ecco su chi io poserò lo sguardo, su colui che è umile, trema la mia parola e ha lo spirito afflitto. Chi sei tu, uomo, che contesti Dio? Chi sei tu? Argilla, polvere, tu sei un morituro, una persona che finirà, tu devi
riconoscere che Lui è il Creatore, devi riconoscere che Lui è il Signore della tua vita, i tuoi giorni sono nelle mani di Dio. Questo disse un giorno Daniele a Nabucodonosor, che disse: questo l'ho fatto tutto io. E una voce dal cielo disse: stolto, poiché hai detto questo, tu diventerai una bestia e abiterai in mezzo ai campi e agli animali, perché sei polvere. Dio deve essere innalzato, riconosciuto. E molti non vedono le loro colpe, è normale che non riescono a vedere il Signore, ma chi vede i propri peccati, è scritto, Lui è fedele e giusto da perdonare ogni peccato. Gesù ti consiglia una cosa: c'era una chiesa che voleva vedere Gesù, ma era convinta di essere a posto, la chiesa di Laodicea. Cioè, io sono a posto, non mi manca niente, non ho bisogno di nessuno, la mia coscienza è pulita. E un giorno Gesù manda il suo messaggio a questa chiesa, dice: tu sei cieco, misero, stolto e povero. Non mi dilungo su questa cosa, ma mi piace quando Gesù dice: ti consiglio di comperare da me del collirio, di ungerti gli occhi affinché tu veda prima come sei combinato e poi io mi rivelerò alla tua vita. Signore, ma cosa stai dicendo? Sto parlando dell'unzione del collirio di Dio, sto parlando di un'unzione speciale, come dice Giovanni, ma l'unzione del Signore è su di voi, affinché voi vediate il vero, gloria al Signore. Ma ora perché Gesù usa un termine a noi strano? Ma come, Gesù non ci dona, dice comperare, ma io devo andare a comperare da Gesù? Questo termine significa rinuncia, devi rinunciare a qualcosa per vedere. Io ho rinunciato a tutto, disse l'apostolo, per l'eccellenza della conoscenza di Cristo. Molta gente vogliono vedere a Gesù, ma non rinunciano a niente, né al loro carattere, né alla loro natura, né alle loro vizietti, né ai loro idoli, né alle loro distrazioni vane. Poi vogliono vedere Gesù, è impossibile. Devi comperare, significa che io, la perla di gran valore, è scritto che quell'uomo ha venduto tutto, vendette ogni cosa per andarsi a prendere la perla di gran valore. Il collirio di Dio costa, ma è meraviglioso ritornare a vedere. Molti inciampano, cadono, perché non vanno, non comprendono che questo collirio è essenziale. Signore, voglio la terza benedizione. Gesù ti riaccende la passione. È scritto che questi uomini dissero: ma quando lo sentivamo che ci spiegava le scritture, il nostro cuore non ardeva nell'ascoltarlo. Oh, quanti cuori spenti, quanti cuori ci sono che non hanno più zelo, quanti più non dicono: lo zelo della tua casa mi consuma. C'è un appassimento, c'è una freddezza, c'è una tiepidezza, e questo è drammatico. Gesù disse sempre a questa chiesa, la dice, perché non sei né freddo né fervente, ma sei tiepido, io ti vomiterò dalla mia bocca. La tiepidezza è una cosa terribile. Quando il nostro cuore non arde per il Signore, allora noi guardiamo l'adulterio è peccato, la bugia è peccato, il rubare è peccato, ma non amare Dio con tutta la passione è il peggiore dei peccati, fratelli cari. Perché tutti gli altri peccati sono una conseguenza di questo. Ma se il mio cuore arde per il Signore, allora io, Gesù disse, chi mi ama osserva la mia parola. Amen. E vedete, per il giorno che finisce, ritornando sempre al discorso che dicevano, si fa sera, i tempi difficili, solo questo cuore pieno di passione ci farà superare i tempi difficili. Cantico dei Cantici dice che l'amore per Dio è forte come la morte. Le grandi acque non possono spegnere questo amore e i grandi fiumi non possono sommergerlo, perché un amore che viene da Dio è potente, è inarrestabile, è invincibile. Quando tu ami il Signore, tu divieni inarrestabile. È scritto in Romani 8:38: chi ci separerà dall'amore di Cristo e di Dio? Sarà la spada, sarà l'odio, saranno i demoni, sarà la persecuzione, sarà la fame, sarà la nudità, niente ci separerà dall'amore di Cristo e di Dio. Quando un cuore arde, niente può scoraggiarlo, niente può vincerlo, nessuna tenebra può spegnere quella passione, quella fiamma.
Ma Gesù ha detto: lui è colui che non spezza la canna rotta e non spegne il lucignolo fumante. E se c'è un lucignolo stamattina nel tuo cuore, lui te lo può riaccendere. Ma devi fare una cosa: devi ritornare a farti spiegare le scritture da Gesù. C'è troppa negligenza. La gente corre ai libri, corre agli specialisti, ai consiglieri, a chi ne sa di più, a chi ne sa di meno, ma quando vai da Gesù e gli dici: Signore, spiegami la tua parola, perché è questo che riaccende il tuo cuore, è questo che infiamma la tua vita, che Gesù viene e te lo spiega lui cos'è la verità, gloria a Dio, perché lui è la verità. Il suo cuore fu acceso, il cuore di questi discepoli ardevano mentre sentivano Gesù che spiegava. Oh, tua cameretta segreta, il Padre che vede nel segreto darà la ricompensa. Signore, voglio che questo lucignolo diventa una fiamma inarrestabile. Fiamma potente, ardore di Dio. Chi potrà fermare la passione? Per la passione che Gesù ha avuto di noi, è arrivato fino alla croce e alla morte di croce, fino all'ultima goccia di sangue, perché lui ci ama. Cosa fa l'amore? Ma come ha fatto ad amarci il Signore? È Dio. E quell'amore ci renderà vincibili, invincibili fino alla fine. E cosa possiamo fare noi? Davanti a tutto questo, crediamo che dei sentimenti leggeri, insomma, a volte parliamo di sacrificio, di prezzo, no? Quando noi amiamo veramente il Signore, non ci pesa più niente. Non ci pesa stare qua fino a mezzogiorno, a luna, non ci pesa ascoltare la parola di Dio. Ma la gente gli pesa, ma quando ci pesa, invece, trascurare Gesù, quanti danni ci provoca? Interiori, familiari. Non è più gravoso il peso che si ha quando non lasciamo che Gesù ci spieghi la via della vita, le scritture. Stamattina io sento nel mio cuore che Dio ti sta spiegando delle cose che tu forse non avevi capito fino ad oggi, ma stamattina il Signore te le sta spiegando. E forse va oltre quello che io posso dire, perché io sono limitato, non so niente, ma Lui va in profondità. Lui vede delle cose nella tua vita che forse tu non vedevi fino a ieri, ma oggi le stai vedendo. E quello che tu hai chiesto al Signore, Dio te lo darà, ma Dio ti sta dicendo: si sta avvicinando la sera. E non dare peso a ciò che non ha peso, dai peso che tu hai un'anima e c'è un'eternità che ti attende. Dammi il tuo cuore, figlio mio, e i tuoi occhi prendano piacere nelle mie vie, dice il Signore. Stasera, stamattina, io ti consiglio, voglio afferrarmi alle parole di Gesù che ha detto alla chiesa di Laodicea. Non ti lamentare del fratello, non stare a guardare gli altri, guarda a te stamattina. Ti consiglio di prendere sul serio, di trattenere il Signore, perché tutte le volte che non l'hai trattenuto hai preferito trattenere altro o altri, hai offeso il Signore. Dio vuole che tu sia geloso di Lui, che tu lo trattieni, e allora tu sarai erede di queste tre benedizioni, e allora il momento buio non ti impaurirà, l'affronterai a voce, a viso alto, e dirai e ti vanterai di dire e di aver scritto come hai scritto un testo. Mi vanterò di avere scritto sul mio braccio: io appartengo al Signore. Alleluia. Che Dio vi benedica.